Referendum di riforma costituzionale indetto dal governo Renzi per modernizzare la Costituzione ed il Paese, per risparmiare sulle spese di gestione dell'amministrazione e per poter governare in modo più efficiente e stabile. Suonerebbe tutto attraente, quasi troppo per essere come ce la stanno raccontando. Tu ci credi o hai qualche, chiamiamola, perplessità irrisolta? Allora, i principi sono nobili, sono proprio quelli, voler fare queste riforme di cui si parla da anni, da decenni, addirittura secondo Renzi se ne parla addirittura dal momento in cui fu fatta la Costituzione, che già era sbagliata allora, pensiamo un po' a che cosa si è spinto a dire il Presidente del Consiglio. Ecco, però le perplessità sono enormi, soprattutto se diamo un'occhiata al corpus di queste riforme. Cambiare 47 articoli della Costituzione in un colpo solo, in una maniera disorganica, in una maniera raffazzonata, in una maniera presentata come la migliore delle riforme possibili, però di fatto in una maniera che confonde le idee. Si va dall'eliminazione dell'elezione del Senato a suffragio universale, non alla sua cancellazione, ma all'impossibilità per i cittadini di nominare i loro rappresentanti, fino alla soppressione di enti come il CNEL, sul quale forse non ci sarebbe neanche niente da discutere, bene, ottimo, però il mescolare elementi credo condivisibili al 99% con elementi di grandissima criticità, come per esempio togliere ai cittadini il diritto di nominare i senatori, mi pare un'operazione molto scorretta, un'operazione oltretutto presentata prendere o lasciare in blocco senza possibilità di andare a scegliere anche le parti che possono essere ritenute accettabili dai cittadini, che poi ricordiamo teoricamente sono titolari della sovranità, e invece le parti che i cittadini forse avrebbero anche tutti i diritti di ritenere autolesionisti. Quindi io credo che sia un'operazione molto al limite, scusatemi la parola grossa, ma al limite della truffa nei confronti proprio della cittadinanza stessa. Il rapporto dell'Italia con l'Europa e con il mondo nella presente globalizzazione, seppur incompiuta, cambierà in meglio con queste innocenti modifiche alla Costituzione? Che cambi il rapporto dell'Italia, dello Stato italiano con l'Europa è un dato di fatto, perché è il fulcro, è il motivo vero per cui la Presidenza del Consiglio Renzi ha deciso di mettere mano alla Costituzione in una maniera così invasiva. Che cambi per forza, perché ci sono stati dei precisi diktat, ci sono state delle precise indicazioni affinché l'Italia cambiasse la sua Costituzione. Io voglio arrivare fino alla famosa lettera di JP Morgan del 2013, nella quale questa grande banca d'affari della globalizzazione aveva invitato gli stati europei a dotarsi di costituzioni meno vincolate alla sovranità nazionale e più libere e più lasciate libere appunto alla globalizzazione. Quindi ci sono dei motivi molto precisi per cui in Italia Renzi, insieme a Boschi e a tutta la maggioranza molto composita che va fino a Verdini, ha deciso di dare vita a queste riforme. Poi è chiaro che tutto quanto significa, tradotto in soldoni, i cittadini deleghino la propria sovranità a enti istituzionali esteri. L'articolo 117 della Costituzione, è vero che già allora, già nell'ultima versione, veniva lasciata la riserva all'ordinamento comunitario della sovranità ultima, però in questo caso viene chiamata proprio Unione Europea. Stiamo attenti, perché se i cittadini firmano e votano adesso queste riforme costituzionali, significa che autorizzano esplicitamente l'Unione Europea a prendersi la propria sovranità. E quindi significa che l'Unione Europea, che è un ente non sovrano, perché solo uno Stato è sovrano, l'Unione Europea, che è un ente nato da trattati internazionali, si prende la sovranità dei cittadini. Io credo che questo elemento non sia mai stato discusso come invece andrebbe discusso in maniera approfondita, perché qui siamo alla base proprio del rapporto tra il cittadino e lo Stato. Io cittadino dico l'Unione Europea conta più della mia sovranità, con la differenza che però gli organismi esecutivi, quindi effettivamente decisionali dell'Unione Europea, non li ho
nominano i cittadini, quindi significa automaticamente mettersi in una situazione di dittatura morbida, ma sempre dittatura. Stiamo ricevendo qui in Australia i volantini, le brochure ordinate dal governo per promuovere il sì. Il Fatto Quotidiano riporta che decine di milioni di euro sono state impiegate dal governo Renzi per promuovere il sì. A parte il fatto che questa potrebbe sembrare una operazione al limite del lecito, per quale motivo si stanno sbattendo così? Qual è la vera posta in gioco? La posta in gioco è evidente. Il governo italiano ha avuto dei importanti diktat, ha avuto delle suggestioni che più che suggestioni sembrano proprio ordini nell'andare nella direzione della globalizzazione, nell'andare nella direzione dello scippo della sovranità popolare in favore invece dei grandi potentati economici, di questo capitalismo ormai speculativo, nemmeno più produttivo, ma questo capitalismo finanziario, per cui è logico che un governo il cui Presidente del Consiglio ha avuto tra gli sponsor anche importanti finanzieri come Davide Serra, è logico che stia facendo tutto per tutto, stia giocando tutto per tutto per anche un po' truccare la corsa. Certo che l'abuso di posizione dominante del governo nei confronti della campagna elettorale del referendum poi è reso evidente da situazioni come quelle per cui il ministro dell'interno ha dato i nominativi anche degli italiani all'estero al governo, ma li ha rifiutati al fronte del no, quindi a chi invece vuole spiegare le ragioni per cui bisogna opporsi a questo scippo di sovranità sostanzialmente. Quindi la scorrettezza è evidente, fino poi a raggiungere anche degli elementi abbastanza così comici, se pensiamo che il volantino che è stato stampato e recapitato agli italiani all'estero presenta un errore del sito internet, anziché avere scritto basta un sì per invitare gli italiani all'estero a guardare le ragioni del sì, hanno scritto basta usi senza la N, e il fronte del no giustamente ne ha subito approfittato, ha registrato il dominio di basta usi al proprio nome e ha indirizzato questo dominio verso le ragioni del no, per cui se vi volete divertire andate a vedere www.bastausi.it, dovrebbe essere .com, comunque il dominio è questo, e vedrete che anziché usi si va a parlare del no. Ecco, siamo arrivati addirittura a questi strafalcioni della comunicazione, e anche questo secondo me è un po' un sintomo dell'ansia del governo di perderlo questo referendum e quindi di mettersi contro tutti i poteri forti che hanno permesso a questo governo di esistere e di tenere ai noi la politica di Stato. Giovanni, ti fai un problema a dichiarare pubblicamente come voterai? Io chiaramente andrò a votare con grandissima convinzione e grandissimamente io dirò no allo scippo della sovranità dei cittadini da parte di questo governo che è al servizio dei poteri economici internazionali.